Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Con 10 vittorie e un pareggio, 31 punti in classifica dopo 11 giornate, il Napoli è guai a se stesso, no? Il record della stagione 17-18, ma non lo fa da solo perché lo fa anche il Milan. Quindi continua questo testa a testa, Raffaele Auriemma entusiasmante in vetta alla classifica, anche con qualche polemica purtroppo che magari adesso discuteremo in vostra compagnia. Buongiorno Raff intanto. Buongiorno Andrea, però possiamo dire che stiamo vivendo un campionato molto divertente, avvincente. Direi che le due di testa, adesso rileggiamo anche un attimo la classifica, le due di testa stanno creando anche il vuoto con l'unica formazione, l'Inter, che riesce a reggere il passo, ma io penso che, come stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte, saranno loro tre a contendersi lo scudetto. Io non vedo possibilità di rientro della Juventus, che credo che sia ai minimi storici, ma nemmeno della Roma, che se non riesce a fare punti contro le grandi difficilmente può inserirsi nel discorso relativo alla lotta a scudetto. Juventus che ha perso 16 punti praticamente sulla prima in 11 giornate, è un dato semplicemente pazzesco. L'Inter che insegue a meno 7, attenzione al prossimo turno perché il Napoli ospiterà il Verona, una partita che ci ricorda tante cose, mentre ci sarà il derby di Milano, che se lo vince l'Inter permette al Napoli di staccare il Milan, ma figurati vincendo ovviamente, ma figurati, conta poco, ciò che conta è che l'Inter sarebbe viva. Attenzione però, perché se l'Inter perdesse il derby si staccherebbe anch'essa a meno 10 a quel punto. 0816 36 363 per intervenire telefonicamente, 339 666 9990 per i WhatsApp. Tagliamo la testa al toro, Raffaele, tema rigori. Ieri Mourinho era molto visibilmente arrabbiato, ovviamente Mancini e tutta la Roma giurano che non ci fosse il rigore su Ibrahimovic, che secondo me ci può anche stare, no? Se vediamo per esempio quello di Osimhen contro il Bologna, quello che stride è che a Roma ce n'era uno enorme su Anguissa, ne abbiamo parlato, e che soprattutto il contatto al 95esimo tra Kier e Pellegrini ricorda in maniera molto sinistra, diciamo così, quello tra Dumfries e Alexandro, abbiamo visto i soliti due pesi, due misure. Cioè, questo secondo me che dà più fastidio, la famosa solita difformità di giudizio. Ma perché? Io mi chiedo perché c'è questa difformità. Se una settimana prima si scatenano tante polemiche per un episodio che per qualcuno c'è e per qualcun altro no, mi riferisco sempre al contatto fra Dumfries e Alexandro, che per me non è mai calcio di rigore, nel senso che se io sono abituato a vedere il calcio anni 70-80, di quei interventi nel corso di una partita ne vedevamo 18, 20, 22 dentro l'area di rigore, perché il calcio è uno sport di contatto. Io, se voglio colpire l'avversario, quello è fallo, ma se vado ad alzare la gamba anche in maniera scoordinata nel tentativo di raggiungere il pallone, ma non è mai fallo, non è mai fallo. Per me non è mai fallo. Se poi i calciatori devono tutti quanti trasformarsi in allievi di Carla Fracci e quindi devono essere composti nel movimento, allora questo è un altro sport e io non mi ci ritrovo più. Però se io assegno il calcio di rigore alla Juventus per il contatto di Dumfries, ieri non puoi non dare il rigore alla Roma per l'intervento di Kier, che non solo è uguale ma anche peggio, perché lui colpisce proprio il polpaccio del calciatore avversario, lo colpisce proprio, gli dà un calcio, ma non è che gli voleva dare il calcio per fargli del male, lui allunga la gamba per prendere il pallone. Allora questo è ancora uno sport di contatto, perché se non lo è più ce lo dovete dire. Guardate, questo è uno sport che si è un po' ammorbidito rispetto agli anni precedenti, quindi non è più uno sport di contatto, perché ogni contatto è un fallo. Ce lo dite, ci mettiamo l'anima in pace e diamo tutti i rigori però per quei contattini, che non è che una settimana un arbitro assegna il rigore per il contattino e la settimana dopo questo sport torna a essere normalmente uno sport di contatto. È normale, no? Che io poi a quel punto mi devo anche infervorare, devo anche pensare che qualche aiutino a certe big c'è. Io mi sono molto divertito, Andrea, perché nel corso di questa settimana tanti milanisti mi scrivevano: adesso non ti lamenti che hai i calci di rigore. E ho capito, ma il Napoli mi pare che abbia avuto tutti i calci di rigore assegnabili, poi puntualmente arriva il rigore a favore, che il rigore che non si assegna al Milan, allora è meglio averli sti rigori che a volte li sbagli.
o è meglio non darli agli avversari? Io credo che per una squadra forte che ha una grande difesa, se proprio bisogna scegliere, è meglio non averli contro i rigori, perché almeno non subisce un gol. A proposito di grandi difesa, Milan che ovviamente esce rafforzatissimo da questo turno avendo vinto a Roma, ma anche il Napoli ha vinto, Raffaele, una partita non banale per le condizioni, per una manovra che magari era meno brillante, per una Salernitana che ha dato tutto, per l'assenza di Osimhen. E a proposito, una partita senza Osimhen, apnea, pensate a chi ne ha giocati 20 senza l'anno scorso. Vabbè, non torniamo su vecchi discorsi. Torniamoci. Lì Andrea, però finisco la considerazione, hai visto che significa avere una difesa da 3 gol subiti in 11 partite? Magari nonostante la sofferenza si poteva continuare a giocare altri 50 minuti, ma il gol non lo prendevi mai. Ma questo è vero, infatti la forza del Napoli e di tutte le squadre che vincono gli scudetti è la difesa, non devi prendere gol. Il Napoli continua ad essere la migliore retroguardia di tutta Europa, ora però dobbiamo cominciare a capire che cos'è questa difesa senza Koulibaly, perché domenica non ci sarà perché è espulso e quindi squalificato. Mi auguro possa esserci Osimhen, perché non faccio fatica a dire che senza Osimhen il Napoli vale il 50%. Ora mi prenderete per pazzo, ma è così, perché tu magari una partita avendo la difesa forte la puoi chiudere 0-0, senza Osimhen la chiudi 0-0, non la vinci. Con Osimhen puoi vincere 1-0, senza Osimhen non la vinci. Soprattutto non me ne voglia Dries Mertens, io lo adoro, voi sapete quanto ho amato questo calciatore quando lo chiamavo anche Trilli, no? Però non lo si può mettere al centro dell'attacco, non può essere il terminale offensivo nel 4-2-3-1, perché perdiamo un calciatore importante come lui. Lui non la becca mai se è lì davanti ed è costretto a svariare, e se sei costretto a svariare ti manca il riferimento offensivo. Allora, anche se Petagna è inferiore a Mertens tecnicamente, ma meglio giocare con Petagna. Tutta almeno gli mandi il pallone là davanti, qualcosa farà, te lo difende, ti fa salire la squadra. Ma con Mertens non ti fa salire la squadra e non riesce a combinare niente. Ma ti ricorda qualcosa la partita di ieri di Mertens? Cioè, e noi ci ricordiamo che cosa ha fatto di positivo? No. Io sinceramente no. No, tra l'altro per prenderla molte volte si stacca, viene incontro, ma se si stacca poi l'area non la riempie nessuno, perché a quel punto non ci sono più giocatori in avanti. Malino, anche il Ciucchi Lozano, ha fatto più Elmas teoricamente che un centrocampista, cioè, in mezz'ora, che lui in un'oretta. C'è Angelo al telefono, buongiorno. No, Raffaele, io sono pienamente d'accordo con te, però a questo punto forse sarai tu d'accordo con me se ti dico che è troppo poco per vincere lo scudetto. Cioè, io a me Milan politicamente è forte, e noi sappiamo che a Napoli per vincere uno scudetto occorre sempre un'impresa etica, ma ieri Milan ha vinto, e noi abbiamo giocato a Roma poco tempo prima, con Ibra senza Rebic e senza Giroud. Comunque se il Napoli avesse vinto a Roma non aveva rubato niente, Angelo, c'è quella partita. Sicuramente, però io però non ho visto il Napoli, onestamente a Roma ha faticato comunque. Io ho visto un Milan veramente forte. E questo, devo dire la verità, prima era e le vedevo, cioè, vedevo un certo equilibrio, ma questo Milan, guarda, non dimenticare che questi signori giocano anche in Champions, noi siamo in Europa League, e quindi dispendere le energie che loro hanno in Champions è sicuramente superiore al nostro. Va bene. E poi scusami se concludo dicendo, il lato della bilancia, sì, però abbiamo lo dà sempre il pubblico, te lo dà sempre il tifo, questi mettono a 10 euro il biglietto, questi hanno Maldini, hanno passione, hanno c'è un attaccamento alla maglia, tutto quello che noi purtroppo non abbiamo. Per cui quando mi dice, e concludo veramente, Milan-Inter, no, spera che l'Inter perda, mettiamola a 10 punti, perché noi il nostro primo obiettivo è la Champions. Quindi, io adesso la penso così, poi magari può darsi che potrò sognare, ma io ti dico, meglio allontanare anche l'Inter. L'Inter è forte, è una rosa molto forte, là davanti c'è Correa, c'è Lautaro, c'è Zeko, e come dice giustamente Raffaele, se noi manco Osimhen con Insigne in queste condizioni, ma dove andiamo? Grazie Angelo, dobbiamo salutarti, grazie. Siamo però, in ritardissimo. Vorrei un commento a quello che ho detto, mi farebbe piacere. Io credo, Raffaele, che sulla forza di Milan e Inter non ci siano dubbi, però un po' ingeneroso Massimo nei confronti del Napoli, quello che dice. Guarda, Angelo, Andrea, è una considerazione corretta,
Però, come giustamente dici tu, è ingeneroso nei confronti del Napoli, perché il Napoli a pieno organico è una squadra che non è da meno a Milan e Inter, non è assolutamente da meno, quindi perciò se la può lottare per lo scudetto, no? Io non ho mai detto e mai dirò che il Napoli vincerà lo scudetto, solo gli imbecilli possono attribuirmi questa considerazione mai uscita dalla mia bocca. Però se perde qualche elemento, il Napoli non ha più la stessa forza. Se tu perdi Koulibaly, Onghissa e Osimhen nel mese di gennaio, Andrea, ma noi siamo la stessa squadra? No. Io dico di no. Palesemente non puoi mentre essere la stessa squadra. Certo. Il Milan perderà Kessi perché è Bennacer. È vero, perderà due pezzi del centrocampo, però quando una squadra ha Ibrahimovic e Giroud, ma è tanta roba, perché il Napoli senza Osimhen non ce l'ha l'alternativa dello stesso livello. Nel Milan c'è, perché sono diversi come caratteristiche, però io ti dico una cosa, indubbiamente il Milan è meglio attrezzato del Napoli, anche perché viene da 3 anni di costruzione di questa squadra. Però il Napoli, se ha Osimhen, se ha Onghissa, se ha Koulibaly, è una squadra che può vincere lo scudetto al pari di Milan e di Inter. Dobbiamo fermarci pochi istanti, poi ne parliamo con Salvatore Bagna, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Prima di salutare Salvatore Bagni direi di ascoltare così random uno dei tanti messaggi vocali che ci sono arrivati. Raffaele, sì. Al 339-666-9990. Ciao Raffaele, buongiorno. Emiliano da Formia, una considerazione rapida e veloce. A vedere il Milan che vince a Roma, io, nonostante le tante vittorie fatte fino ad oggi e l'unico pareggio, recrimino per i 2 punti persi a Roma. Dico questo e non dico altro. Potevamo e dovevamo portare il bottino pieno anche lì. Grazie, un caloroso abbraccio. Anche perché poi, concludo, scusami, vedi, partite come la Salernitana ti dimostrano che poi non sarà facile manco col Verona, E nient'altro. Sì. Buon proseguimento. Siamo insaziabili. Bisogna anche dire, Andrea, che noi abbiamo incontrato la Roma nel momento peggiore per noi, no? Perché la Roma veniva dal 6-1 di Bodo e quindi voleva assolutamente riscattarsi. Là si sono giocati proprio la vita, basta vedere come si sono schiantati sul palo 2 difensori per fermare Osimhen. Però nel contempo, chiedo scusa, la Salernitana veniva dalla vittoria di Venezia e si era rinfrancata e quindi ha giocato benissimo per essere la Salernitana. E domenica col Verona sarà la stessa cosa, perché il Verona è reduce dalla vittoria contro la Juventus che l'ha rigenerata. Quindi diciamo che il Napoli sta incontrando avversari ostici nel loro momento migliore, ma per essere forti bisogna batterli anche quando sono gasati al massimo, altrimenti non puoi vincere lo scudetto. Ci vuole una ventata di ottimismo, Salvatore, come vedi, pensaci tu, buongiorno. Io direi che... Ciao Salvatore. Ciao intanto. Ciao, vorrei dire anche a quel signore di Forza, giustamente lui guarda la cosa negativa, non possiamo avere 36 punti e ne abbiamo giocate solo 11, non possiamo averne 36, perché non si può andare a vedere l'unico pareggio in una condizione, come ha detto Raffaele, positiva e negativa, perché positiva perché li ha messi in condizione la Roma di dover fare risultato o almeno giocare una partita d'orgoglio. È negativa perché venivano dal 6-1, come è stato detto, di Bodo, perciò nel momento peggiore si era ricompattato l'ambiente e qui, ma chi sarà di programma? Abbiamo fatto una gran bella partita, è stata gestita da noi, però ci sta anche un pareggio. Sì. Tra l'altro, però voglio chiedere una cosa a Salvatore, scusa Andrea, io leggo un po' di dati, no? Possesso palla di Salernitana Napoli 64% Napoli, 36% Salernitana, però vuol dir poco, sappiamo il possesso palla può essere anche insignificante. Però se vado a leggere tiri totali 18-9 per il Napoli e poi aggiungo altri particolari non di poco conto, passaggi riusciti 451-234, cioè praticamente il doppio. Infine chiudo dicendo, non mi sfugge quest'altro dato, però sono tutti significativi di una squadra che ha dominato la partita. Ora la domanda è, se il Napoli avesse avuto Osimhen lì davanti,
Tu non credi che tutta questa roba che ti ho raccontato si tramutava in qualcosa di positivo? Ne sono convinto. Sai cos'è perché ne sono convinto? Perché quando è entrato Petagna qualcosa si è mosso. Subito. Un uomo d'aria, un subito, uomo di peso, un minuto un dopo. Uomo che sa dove andare e dove arriva il pallone. Mertens ha fatto una partita normale, però è entrato poco nell'azione d'attacco del, per caratteristiche diverse. Ma è ovvio che sarebbe stata un'altra partita. Io dico anche che nella gestione della partita sarà sempre per merito o demerito del Napoli, non delle altre squadre, perché il possesso rimarrà sempre nostro. Ha detto una cosa molto positiva con l'Antuono: il possesso palla non lo puoi palleggia troppo, togliere al Napoli, palleggia troppo bene, ha troppi giocatori di qualità che sanno cosa fare, perciò il possesso sarà sempre nostro, ma anche nel computo dei tiri sarà sempre nostro. E poi ci saranno partite che magari siamo un po' più sottotono per meriti anche della Salernitana, che veniva da una vittoria ricordata di Venezia, che ha giocato una partita di attesa nei primi 20 minuti, poi ha visto che poteva, non essendo nella giornata migliore il Napoli, poteva usare qualcosa in più. Portare a casa una vittoria del genere, in un ambiente del genere, contro una squadra casata come la Salernitana, anche con una prestazione non all'altezza, è un fatto totalmente positivo. Sì, no, poi tra l'altro voglio aggiungere, magari ieri il Napoli, se vogliamo trovare una pecca vera dopo aver segnato il gol del vantaggio, la Salernitana non ha cambiato approccio, no? È rimasta giù e aspettando gli spazi per ripartire, il Napoli ha commesso l'errore di fare il suo gioco, nel senso che si è messo comunque a palleggiare sulla tre quarti, ha perso qualche palla, addirittura ha sballato qualche preventiva e ha rischiato anche di farsi agganciare, l'espulsione di Koulibaly eccetera eccetera. Ma che gli vuoi dire a una squadra Salvatore che ha subito 3 gol in 11 partite? Cioè, se Napoli perde 7-0 col Verona è ancora la miglior difesa del campionato. Ma non esiste. Noi non possiamo cambiare atteggiamento, men che meno quando siamo 11 contro 10. Se la palla gli altri la vedono quando noi forse sbagliamo raramente qualche passaggio, è ovvio che 11 contro 10 ci sta che noi gestiamo al meglio nella metà campo degli avversari il pallone. Cioè, ci sta, poi un errore, un passaggio sbagliato lo possono fare anche i giocatori del Napoli, tecnicamente sono eccezionali. Una palla purtroppo mi dispiacerà perché mancherà Koulibaly nella prossima partita, quello mi dispiace per un passaggio sbagliato, per un fuorigioco al limite, che non c'era ovviamente fuorigioco, però una condizione al limite, la bravura di Simi che ha attaccato la profondità quando ha visto che c'era la possibilità. Ma cosa ha fatto la Salernitana? Hai detto bene Andrea, ad aspettato, poi cosa ha fatto? Ha messo dentro Djuric per sfruttare la fisicità di Djuric, sì. Ma negli ultimi 10 minuti, quando i minuti erano poco alla fine della partita, non poteva giocarsi una partita diversa la Salernitana. Indubbiamente. Sì, Salvatore, io credo che sia passata in secondo piano la prestazione di quello che considero essere stato il migliore in campo, Frank Anguissa. Io ieri ho visto un calciatore di una dimensione ma ancora superiore rispetto a quello che conoscevamo. Lui è stato il dominatore del match, ha procurato anche l'espulsione di Castanos. Cioè, voglio dire, il Napoli, se perde Koulibaly, se perde Anguissa, se perde Osimhen, è un'altra squadra, certamente non forte uguale. Tra l'altro aggiungo, Salvatore, che a un certo punto si poteva pensare di sostituirlo perché già ammonito, ha rischiato un paio di volte, ma Spalletti se ne è guardato bene dal toglierlo dal campo, non ci vuole proprio rinunciare a questo giocatore. Ma sai cos'è? Io, per dar meriti ad Anguissa, ho un fattore negativo che mi porto dietro, è stato ammonito molte volte, espulso poco ma ammonito tanto, però e non mi ha mai sostituito, perché si sa gestire, Anguissa si sa gestire in campo, non è che quello che commetta il secondo fallo, che può succedere perché un pallone mezzo e mezzo, ma lui si sa gestire, sa quando entrare, quando passare, quando intervenire. È un giocatore troppo importante perché è anche intelligente dal punto di vista calcistico, per quello non l'ha cambiato, c'è fiducia totale in questo giocatore, perché ha detto bene Raffaele, è una crescita costante nella personalità, nella gestione della partita, nel dare sicurezza e protezione alla difesa, fantastico. E di fatto sono preoccupato, lo dico per l'ennesima volta perché sono preoccupato, ovviamente. Ha detto bene, ancora una volta Raffaele, tu Andrea, che quando ci mancheranno loro tre, beh insomma, spero di no, ma potremo vedere
sperando con gli stessi risultati un altro Napoli, ecco, sì, meno brillante di quello che stiamo vedendo adesso. Magari tre partite sofferte come ieri, ma con tre vittorie comunque, noi ce lo auguriamo. Salvatore, sì, hai cambiato un po' idea sul Milan, non è il derby, continui a tifare rossoneri, guarda, in modo che allora, l'Inter resta indietro. Voi registrate tutto, io mi tengo le mie idee, ma voi avete registrato tutto, perciò non si può nascondere niente, come quando ha detto Raffaele di Anguissa, Andrea da Raffaele di Anguissa, prima che tutti parlassero di Anguissa. Io mi tengo sempre primo, nonostante le ottime prestazioni del Milan, primo Napoli, seconda Inter, terzo Milan, e all'inizio mi dico che la Juventus favorito avrebbe fatto fatica a arrivare tra le prime quattro, e ne sono ancora più convinto, perché se uno perde Ronaldo, che ti fa 30 gol, e prende Locatelli, buon giocatore, e Kaijor, ottima prospettiva, non può migliorarsi. L'anno scorso per me la Juve è arrivata quinta, non è arrivata quarta, è questo il discorso, perciò farà fatica a arrivare tra le prime quattro. Bene, dai, comunque credo che, per chiudere, Salvatore, se il Napoli, non dico trascura, ma se fa giocare l'Europa League ai calciatori che erano ieri in panchina, forse è molto meglio, perché sì, la corsa a scudetto abbiamo visto che è serrata e sarà vincente fino alla fine, quindi non me ne voglia chi pensa che non bisogna mai trascurare le competizioni, però se tu devi sacrificare un calciatore forte e lo devi utilizzare in Europa League, io sinceramente non lo farei. Guarda, io dico, penso una cosa e la penso come te: la rosa del Napoli può giocarsi la qualificazione, gli ottavi di finale e forse anche i quarti. Poi se vuoi farai giocare, ovviamente, perché se la vorrai vincere, anche i titolari, ma almeno questi turni, secondo me, con la squadra, quei giocatori che stanno in panchina di qualità, che possono sopperire e giocare non alla pari, in modo superiore alle squadre che ci sono in questo girone, assolutamente sì, anch'io farei giocatori che giocano meno nella partita con i polacchi. Salvatore, grazie, ci vediamo domani. Grazie a voi, a domani, signori. Ciao, ciao, Salva, domani. Ciao. Grazie al grandissimo Salvatore Bagni. Piccolo stop pubblicitario per noi, tra pochissimo siamo ancora qui. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Rieccoci in diretta a 0216363 per intervenire al telefono, 339-666-9990 invece per i vostri WhatsApp scritti e vocali. È un grande piacere per noi, Raffaele, ritrovare nel nostro programma un grande ospite come Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Ciao Alessio, buongiorno a te, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. E come ti dicevo poc'anzi, complimenti perché sei diventato un opinionista di altissimo livello, quasi quanto facevi in campo. Dai, lo stai facendo adesso nelle opinioni in TV. Grazie. Comunque, dai, Alessio, è un campionato comunque più divertente rispetto agli ultimi, o mi sbaglio, questo qui? Beh, sicuramente è un campionato divertente, con delle bellissime partite, perché abbiamo negli occhi, insomma, un Roma-Milan giocato a un'intensità pazzesca. È stata bellissima anche Salernitana-Napoli, molto diversa, molto più sporca, molto più intensa, però bella, bel campionato, e devo dire due squadre che stanno facendo qualcosa di pazzesco. Io ieri ho detto addirittura surreale, perché non è facile fare quei numeri che stanno facendo il Napoli e il Milan, quindi bellissimo campionato con due squadre che onestamente meritano un plauso pazzesco, perché stanno facendo un campionato folle. Sì, tra l'altro, oltre alla bellezza della corsa scudetto, Raffaele, Alessio, scusatemi, c'è anche una corsa bellissima per l'Europa, no? Se pensiamo che tra la Roma quarta 19 punti e il Sassuolo dodicesimo ci sono la miseria di 5 punti, no? È un po' un'anomalia rispetto agli ultimi campionati che abbiamo vissuto, Alessio. No, beh, ma io penso che ormai tutte le squadre vadano a giocare. L'Empoli è l'esempio lampante di una squadra non con grandissime individualità, prova a giocare su tutti i campi aperto in fuori. Oggi il pareggio, tra virgolette, serve a poco, e quindi se la vanno a giocare su tutti i campi. Detto questo, è vero che è bella anche la corsa al quarto posto, però secondo me poi alla fine affascinante la corsa per il primo posto, perché poi alla fine
ne vince una, è bella anche la corsa per arrivare in Champions sicuramente, però sta appassionando onestamente tanto, penso, questa corsa al titolo, perché hai due squadre che sembrano veramente che non hanno crepe, non hanno difficoltà, facendo anche fatica, ma come sia normale, e un Inter che ti sta lì vicino, sorniona, pronta, però il livello di Milan e Napoli è qualcosa di pazzesco, quindi sicuramente è bella anche la corsa al quarto posto, però secondo me è molto molto affascinante. Chi riuscirà ad arrivare in fondo? È ancora lunga, è ancora lunghissima per tutte e due, però stanno facendo qualcosa di pazzesco. Sì, è ancora lunghissima, ma tu credi che a questo punto siano queste tre che se la vedranno per lo scudetto, o immagini che Juventus, Roma, Atalanta riescano ad inserirsi in questo discorso? No, non penso, Raffaele, penso che dopo così tante o poche giornate che siano comincia a vedere, no, qualcosa di importante, e oggi si vede un Napoli che onestamente anche l'anno scorso secondo me era una squadra forte, ma forte forte, e il Milan che è cresciuto in maniera incredibile, e l'Inter. Ora, io inizio anno dicevo che la favorita per me era la Juventus, ma il campo, che è sempre la cosa bella, no, del calcio, che poi parla sempre il campo, e il campo sta parlando che Milan-Napoli su tutti, però io dico che l'Inter è una squadra magari meno imprevedibile a livello offensivo rispetto a Napoli e Milan, però mi sembra solida, tosta, e possa arrivare in fondo. Il resto vedo una Roma che non ha equilibrio, una Lazio che fa e non fa, ma a livello offensivo secondo me manca qualcosa, e quindi insomma la Juve la vediamo tutte le domeniche, la fatica clamorosa che sta facendo, perché è vero che magari non può lottare per il titolo, però neanche essere con quella classifica lì. Quindi a oggi non penso che vado tanto lontano, inventa chissà che cosa, invento io, ma Milan e Napoli, Inter sono le candidate per vincere lo scudetto. Sì, è chiaro che da questo weekend esce mediaticamente quantomeno più rafforzato il Milan, no? Che ha vinto a Roma, ha vinto all'Olimpico, dove il Napoli non andò oltre lo 0-0 di recente. Però se guardo solo al Napoli, Alessio, penso che l'anno scorso il Napoli ha vinto a Roma e a Milano, e la Champions l'ha persa col Cagliari, col Sassuolo, col Verona, e quindi vincere questo tipo di partite per il suo processo di crescita non è meno importante, ecco, mi riferisco al Napoli. Ma infatti ieri quando si parlava, no, che è vero che il peso specifico della vincere a Roma non è facile, sono d'accordo, ma Napoli aveva un derby che ha altre situazioni particolari, uno stadio che era pazzesco. Ho giocato io a Salerno, e quando spingono veramente contro una squadra in salute anche mentale, perché oltre a fare comunque delle buone prestazioni veniva da una vittoria, quindi con grande autostima, e vincere senza giocatori importanti, no, Osimhen su tutti, ma lo stesso anche Insigne, denota che questa è una rosa forte, è una rosa che vince anche nelle difficoltà, vince nelle partite sporche, e quindi io non penso che ci sia un più o meno. Certo, si vanno a valutare le due partite domenica dopo domenica, ma anche la vittoria del Milan col Verona, che perdeva 2-0, l'ha recuperata. Giusto. Magari il Verona non sarà la Juventus, non sarà l'Inter, però è una vittoria di grande carattere, ti danno grande motivazione, grande sicurezza, quindi due vittorie importantissime per tutte e due le squadre. E devo dire che Spalletti è un fenomeno, perché io ho avuto la fortuna di conoscerlo, ho avuto la fortuna di parlarci anche telefonicamente poco tempo fa, e non mi ha impressionato il carisma, la serenità, la tranquillità e la calzimma che sta mettendo dentro questa squadra. Ecco, ma pensi che proprio Spalletti possa essere il quid pluris per il Napoli, lì dove probabilmente la squadra azzurra come organico ha qualcosina in meno nella profondità rispetto al Milan ma anche all'Inter? Cioè, l'allenatore può fare la differenza in un campionato così equilibrato? Io penso che l'allenatore possa fare la differenza, ma soprattutto non tanto, perché Spalletti non penso che si sia inventato l'America,
faccio giocare un calcio semplice. È vero, è l'unico che ha avuto un'intuizione che secondo me può cambiargli la, veramente la stagione, quella di mettere Fabian basso davanti alla difesa, che non lo riescono mai a prendere, cioè non riescono mai a tenerlo chiuso, a non riescono mai a non farlo giocare, e ti incarta la partita a un livello pazzesco. Quindi lui è stato quello che ha messo lì, questo qua è una grande intuizione, perché comunque sia anche Ancelotti che Gattuso giocava a due e mezzo, e magari a due doveva coprire tanto campo che magari a livello organico faceva fatica. Lì davanti la difesa si incarta la partita, e lui questa è una grande mossa. E poi, indipendentemente dalla tattica, secondo me conta molto l'empatia e la sensazione. Ieri va a dargli un bacio sulla schiena a Zelinski, poi abbraccia tutti, abbia creato qualcosa, no, che a Napoli magari mancava magari una serenità, una convinzione dei propri mezzi, che forse mancava. Ha tolto tutte le pressioni a tutti. Comunque Napoli, vabbè, voi conoscete meglio di me, è una piazza che spinge, sai, e c'è pressione, e lui mi sembra veramente il grande catalizzatore di pressione per questa squadra, e li faccia giocare con grande serenità. Certo. No, al di là dei meriti di Spalletti, che sono innegabili, poi ti salutiamo, Alessio, almeno per quanto mi riguarda, non credi però che anche aggiungere un calciatore come Anguissà nel fulcro del gioco, no? Al centro del campo, possa poi anche da una stagione all'altra spostarti un po' la dimensione di un 7, 8, 10 punti più in là, perché questo è un giocatore che dà equilibrio, che dà anche qualità, che fa rendere meglio chi gioca vicino. Ma lui è un grande giocatore, è la bravura di Giunteni, ma Giunteni non lo scopriamo mica oggi. L'acquisto di Osimhen è un acquisto, è vero che è un acquisto caro, però Osimhen al massimo della sua forma è fortissimo, quindi insomma Giunteni è una super realtà, no, del calcio europeo, e quindi ha preso un giocatore importante, ma soprattutto ha preso un giocatore per come voleva giocare Spalletti, con le caratteristiche giuste per incastrarsi con altri giocatori. Cioè quando si parlano di altre squadre, parliamo anche della Juventus, no? La difficoltà di mettere uno, l'altro, questo, dove lo sposto, dove lo metto. Napoli, Spalletti voleva giocare così, con Fabian davanti alla difesa, doveva prendere un giocatore fisico, un giocatore, un rullo in mezzo al campo di forza, sono andati a prendere quello. Quindi veramente l'intuizione, ma anche la bravura e sapere cosa si vuole fare. E quindi insomma senza Napoli soldi, eh, ha preso un giocatore importante. Senza soldi, diciamolo sempre, Raffaele. Bene, direi che possiamo salutare e ringraziare Alessio per il tempo che ci ha dedicato. È sempre un piacere, a presto, grazie, risentirci. Grazie. Ciao, grazie, un saluto Alessio, a tutti. Davvero, buona giornata. Ciao. Un abbraccio da parte mia. Ciao Alessio, a presto. Un ringraziamento ad Alessio Tacchinardi. Ci scrive un ascoltatore che non si firma: ciao ragazzi, io credo che in questo Napoli si parli troppo poco di Di Lorenzo e Mario Rui. Che ne pensate? Ovviamente non parlo di voi. Dice. Ah, ok, meno male, dai. Allora, Di Lorenzo secondo me dovrebbe essere studiato nelle università di biodinamica, sì, perché è un calciatore che sembra non soffrire mai la stanchezza. Lui o il primo minuto o l'ultimo te lo gioca con una qualità ed una scioltezza che impressiona. Mario Rui è tornato ad essere il Mario Rui che tutti quanti conoscevamo e che molti napoletani non apprezzavano. Ora davvero stanno tutti a tacere, però vedrete che alla prima incertezza, certo, di Mario Rui ci sarà sempre il cretino che dirà: ah, ecco qua il solito Mario Rui. Sì, assolutamente. Ieri poi io aggiungo un dettaglio, non so se avete notato l'esultanza di Mario Rui sul gol di Zielinski, come se fosse il primo dei tifosi propiziato del Napoli, da lui, tra l'altro propiziato da lui quando rimette il pallone in aria, e non è la prima volta, e voglio dire, cioè non è una cosa da poco. Il Napoli ha bisogno di questa gente qui. Dobbiamo fermarci pochi istanti, poi torniamo e ampio spazio alla vostra voce con i messaggi al 339-666-9990. Tra poco Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.
spediti ad ascoltare i vostri messaggi 339-666-9990. Eccone subito uno. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea, buongiorno. Sempre complimenti per la trasmissione, d'accordissimo, pensiamo allo scudetto, anche perché sicuramente tutti sono contro il Napoli, tutte le squadre, tutte le società, quindi farci prendere lo scudetto sarà un pochettino tosta. Noi ce la faremo, quindi va bene che faccia giocare i giocatori e lo scudetto tutti. Un saluto pure a Insigne, è sempre grande. Assolutamente, un saluto pure Insigne, grazie a questo amico per averci messaggiato. C'è una considerazione che fa un radioascoltatore che ci sta: Mario Rui è un buon terzino, il problema è se in panca è Malqui e Ghoulam incerottati, tra l'altro. Ed è vero, ieri quando abbiamo visto Di Lorenzo a terra, penso che tutti abbiamo avuto un po' un'ansia, come se si fosse fatto male il, non so, quello che un tempo era Higuain di turno, perché non ce l'hai un sostituto, no? Forse in questo il Milan in alcuni reparti è un po' molto più lungo del Napoli. Lo dicevo prima, hanno sia l'Inter che il Milan una profondità di rosa maggiore rispetto al Napoli, perché è vero che noi abbiamo delle alternative, però in alcuni reparti le alternative sono degne di quelli che giocano solitamente, in altri reparti no, in altri reparti ce l'hai perché ce l'hai, ma non certamente perché li vorresti scegliere al posto di quelli che poi non giocherebbero. Al telefono c'è Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi voleva allacciare il fatto di del terzino, ma tutti questi capire che tirano a Mario Rui, ma perché non si facesse di fatto loro? Poi questo discorso lo teniamo già dall'anno scorso, nella coperta corta, il terzino del limone sul buone, il resto, come avete detto tu, da qui e quell'altro non servono a niente. Buona giornata. Bene, grazie Andrea per il tuo contributo. Sì, certo. Ascoltiamo un altro messaggio. Ciao Marte, buongiorno. Io devo fare una domanda, ma anche se già so tra virgolette la risposta. Ma perché tutte le squadre, pure delle serie D, quando incontrano il Napoli, ma parlano tutti quanto Barcellona, Real Madrid, perché questa cosa? Ma perché facciamo invidia? Grazie mille. Forse ti guardi solo il Napoli, permettimi la battuta. Comunque la Salernitana è ovvio che ci tenesse, voglio dire, aspettava questa partita da 73 anni ed è chiaro che poi l'ambiente lo fa passare questo concetto. C'è Pasquale al telefono, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi, sono Pasquale da Pisa, complimenti. Grazie. Volevo aggiungere a quello che voi avete giustamente detto, che il Napoli ha riposato anche 48 ore in meno della Salernitana, perché avendo giocato giovedì sera, e vorrei dire questo, volevo chiedere a Raffaele, non pensi che dopo tanto gioco spettacolo ci sia la consapevolezza che si può andare a vincere qualcosa di grande e incomincia a venire il braccetto del tennista? Ti ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Io questo nel Napoli di quest'anno non lo noto affatto, anzi il Napoli è molto convinto di quello che fa. Ed è molto sereno poi, Raffaele, non vedo ansia. Ma ieri ha vinto una partita complicata, molto complicata, contro una Salernitana vivace, perché Colantuono ha rigenerato l'ambiente, certo tecnicamente inferiore rispetto al Napoli, però è una squadra tosta. Se vai a vedere il computo dei tiri all'interno dello specchio della porta, sono uguali tra Napoli e Salernitana, pur avendo effettuato il Napoli più conclusioni. Quindi vuol dire che comunque la Salernitana se l'è giocata, e credo che sia un buon viatico anche per pensare alla salvezza, perché credo che la Salernitana possa farcela quest'anno a rimontare. Certo, non vincerà le partite contro il Napoli, ma potrà vincere quelle contro le formazioni al suo stesso livello. Un altro messaggio. Buongiorno ragazzi, io volevo sapere cosa ne pensate della gestione della partita negli ultimi 20 minuti da parte del Napoli, quando siamo andati in vantaggio 1-0 con la superiorità numerica dopo l'espulsione di quello della Salernitana. Secondo me la partita doveva essere gestita in un altro modo, il Napoli non può prendere quel contropiede che poi ha generato l'espulsione di KK, quindi per me deve migliorare questo aspetto, perché poi i contropiedi il Napoli già l'ha preso contro la Roma, qualcuno di troppo, e anche contro il Torino, quindi per me diciamo, deve migliorare sotto questo aspetto. Che ne pensate?
Forse l'unica pecca della partita di ieri, sai che magari tu 1-0 vuoi in più, cerchi ancora sulla tre quarti l'imbucata con Anghissà, sbagli il passaggio, loro ripartono, però se io non è che ne capisco molto di didattica, di meccanismi difensivi, però sentivo Bazzani in telecronaca dire che lì semplicemente Rachmani sbaglia una preventiva, quindi magari se c'era quella copertura lì non lo prendevi nemmeno il contropiede, no? E devo dire la verità, Bazzani è molto bravo nel leggere le partite, ho trovato un opinionista che commenta i match con un senso, tante volte sento soltanto replicare quello che dice il telecronista, invece con Bazzani, devo dire la verità, ti fa capire la partita, sì, ancora meglio, e io condivido quello che lui ha detto ieri. Emanuele scrive: questo Napoli equilibrato e umile non sottovaluta nessun avversario e tiene un equilibrio, l'essere consapevole di non essere invincibile, la convinzione di potersela giocare contro tutti. Questo equilibrio alla lunga può ripagare, chissà, intanto siamo primi, che bello questa considerazione di Emanuele anche per come l'ha espressa. Per Auriemma, il Milan ha già battuto 4 big e non ha avuto parecchi titolari. Resto l'idea che siamo competitivi per il quarto posto. Lo scudetto resterà un sogno, scrive Gianni. Ok, io voglio dire una cosa, no? Anche se fosse vero, e forse è vero quello che dici sul Milan, quindi facciamo finta che il Napoli non è a livello del Milan. Ne ha comunque 7 sull'Inter e 12 sulla Roma. Perché deve arrivare? Cioè, perché o primo o quarto? Questo non capisco. No, ma aggiungo, ce n'è anche. Ha allungato molto anche sulla Fiorentina e l'Atalanta, e la Lazio, sì. Voglio dire, la Lazio è una delle squadre che voglio dire, era una di quelle lì che con Sarri si pensava potesse fare meglio. Invece la Lazio ha 13 punti in meno rispetto al Napoli, ragazzi, dopo soltanto 11 partite di campionato, il rendimento di questa squadra, il Napoli, è straordinario. Mentre per il Milan te lo puoi pure aspettare, perché l'anno scorso il Milan comunque è stato in testa alla classifica, non ricordo per quante giornate, parecchio, ma tante. Sì. Ma il Napoli no, il Napoli invece sta dimostrando una crescita notevolissima grazie all'innesto di Anghissà, ma soprattutto alla presenza più stabile di Osimhen. Mario da Lucerna scrive: non può essere, Raffaele, che a gennaio facciamo la campagna acquisti che non abbiamo fatto a giugno? Ehi Mario, dai, non lo so a Lucerna che cosa succede, ma a Napoli e in Italia non succedono queste cose a gennaio. Tra l'altro aggiungo una cosa, no? Magari potrai provare a prendere il terzino che non hai preso, ma nemmeno, perché Gulam intanto ha recuperato, ma di certo Koulibaly non lo puoi sostituire, perché non lo puoi sostituire, e poi arrivi, tanto vale che giochino Manolas e Rachmani. Anghissà a centrocampo idem, e Osimhen che fai poi dopo? Ti trovi con 4 attaccanti centrali, quindi non è col mercato che puoi sopperire a questa Coppa d'Africa, purtroppo. Dobbiamo chiudere, ma noi torniamo domani a mezzogiorno. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio qui a Radio Marte. C'è pronto Dario Sarnataro, che saluto al di là del vetro. Grazie Mario Palligiano ovviamente per averci assistito alla parte tecnica. Grazie Raffaele Auriemma, noi ci risentiamo domani a mezzogiorno. Certamente, ciao Andrea, un abbraccio a tutti e buona giornata. E grazie soprattutto a tutti voi che ci avete chiamati e scritti. Purtroppo non riusciamo ad ascoltare tutti i vostri messaggi, ma tanto siamo qui ogni giorno per ascoltare e dare spazio alla vostra voce. Ciao a tutti. Marte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.